Buongiorno a tutti, bentornati al nostro appuntamento quotidiano con me, Jonathan e Gian Massimo al Trend Positioning Daily. Bentornato, buon venerdì, Gian. Buon venerdì, Jonathan, bentornato anche a te e buongiorno a tutti, ragazzi. Oh, perfetto. Allora, ieri è stata una giornata molto molto interessante. Oggi andiamo a sviscerare alcune delle cose che sono successe ieri. Allora, siamo in un mercato assolutamente ribassista da mesi. Ieri gli indici sono schizzati per aria. Io ti partirei dal Russell, partiamo dal anche, ok, perfetto, anche S&P 500, così non devi ricambiare. Ieri l'S&P 500 ha fatto più 5,54, portandosi a meno 17 rispetto all'anno scorso. Nasdaq, attenzione, lacciatevi le cinture, 7,35, portandosi a meno 29 year to date. Russell 6,16. E quindi si porta a 16,8, meno 16,8 year to date, e il Dow Jones riconferma un altro rialzo, in questo caso il più timido, 3,70, ma ricordiamo che il Russell è abbondantemente da un mese che sta andando in su rispetto a tutti gli altri, e si porta a meno 7,2. Quindi forse con il Dow Jones si inizia a vedere un po' la fine del tunnel. Negli altri siamo ancora un po' in alto mare, ma con questo è andata in questa maniera. Tra l'altro voglio aggiungere una cosa, Gian, 11 settori ieri su 11 hanno performato in positivo, energetico 2,2 ed è stato il più timido, information technology probabilmente anche dovuto a Apple che ha fatto 8,9, Microsoft che ha fatto 8,2, ha performato con l'8,3%. Dati interessanti, che è successo ieri? È successo di tutto il contrario di tutto, Jonathan. È successo che ci siamo ritrovati nella giornata precedente dove in realtà allora c'erano dei setup molto interessanti, ribassisti proprio dal punto di vista grafico, anche sulle mega cap, quindi titoli che stavano crollando, che stavano andando a rompere dei livelli minimi molto importanti. Ora, noi non ci basiamo mai semplicemente sulla rottura di determinati livelli, anche perché in realtà, come abbiamo visto ancora nella giornata precedente, eravamo all'interno di queste due fasce di prezzo che ormai si portavano avanti, come abbiamo visto dalla metà di settembre, ma anche a luglio avevamo visto queste due fasce di prezzo mantenere il prezzo, mantenere i livelli dell'S&P all'interno di quest'area, no? E quindi in realtà la nostra visione durante la giornata precedente, se vi ricordate, era stata assolutamente ribassista nel brevissimo termine, tant'è che abbiamo detto ogni giorno che passa c'è sempre meno probabilità che il rally che ci stavamo aspettando nelle prossime 3-4 settimane possa avvenire. Invece ieri è cambiata totalmente la storia di quello che abbiamo visto, e questo da una parte ci fa capire quanto sia molto difficile prevedere i mercati, per come si intende la parola prevedere, che è capire esattamente quello che succederà. Ma dall'altra ricordarci che l'analisi del mercato per poter funzionare è l'unico modo per poterla farla funzionare è fare un pezzettino alla volta, un giorno alla volta. Infatti, se il giorno prima avevamo 11 settori totalmente in negativo, ieri abbiamo avuto 11 settori totalmente in positivo. Si capisce che è un ambiente molto difficile, per cui o si sa che cosa si sta facendo esattamente. Noi abbiamo preso delle posizioni short durante la giornata precedente, il 50% di queste si sono chiuse in negativo, l'altro 50% è andato in realtà a coprire le perdite precedenti, quindi la nostra equity line in realtà non ne ha risentito, in realtà ha raggiunto anche un piccolo pezzettino in più in positivo rispetto a quello che avevamo raggiunto nelle giornate precedenti. Non siamo sui massimi dell'anno in questo momento, abbiamo perso un 3-4% durante questa fase di volatilità, ma il portafoglio è rimasto in positivo. E ci tengo a dire questa nota, a condividere questa nota, tra virgolette, negativa, per due motivi. Prima di tutto perché non, scusate, non siamo immuni da perdite. Non esiste il sistema, come dico sempre, che guadagna 10 volte su 10. L'ho sempre detto apertamente. Ieri mattina ho scritto un'email molto chiara,
relativamente a questo concetto, dove è scritto addirittura che 8-9 volte su 10 sono disposto a perdere o a guadagnare pochissimo, a patto che quell'1-2 volte in cui guadagno, il mio guadagno è per 20, per 30 rispetto a quelle che sono le perdite precedenti. E il mio sistema funziona per me, funziona per i nostri studenti, funziona perché funziona in quella maniera, a prescindere poi da chi lo usa, che va usato in una, ovviamente nella maniera corretta e che funziona sempre meglio, giustamente, con l'esperienza, ma ci tengo a condividere questa nota negativa perché comunque, nonostante chiamiamoli errori, anche se di fatto errori non sono, perché ci sono delle regole che ci dicono entra e fallo con delle percentuali comunque piccole, ci hanno comunque mantenuto in salvo. Ok? Ci hanno mantenuto in salvo all'interno di un mercato in cui vedo che inizia ad arrivare il panico. Quindi credo che questa credo che sia molto importante da condividere, prima di tutto perché è giusto, è corretto condividere le cose quando le cose vanno bene e anche quando le cose vanno male, ma poi in realtà che per quanto questa cosa sia andata male, in realtà bisogna ricordarsi sempre della nota positiva, ovvero che ci sono momenti in cui le cose vanno male, ma la nostra equity line rimane comunque in positivo. Assolutamente, un po' quello che è stato detto più volte, no? Cioè, quando il mercato va su, il mercato va giù, inizia un po' di caos, tecnicamente sarebbe da tenersi le mani in tasca e capire un attimo a livello macro, no? Ti faccio una domanda che probabilmente è nella testa di tante persone in questo momento: cosa devo fare? No? Va su, va giù, va su, va giù, ha toccato i minimi, non ha toccato i minimi, stiamo risalendo, ha superato un numero tondo lì, adesso tra poco si avvicina a 4.000. Cosa bisogna fare in questi casi? No? È la domanda che sicuramente sentirai di più anche nel gruppo, un pochettino. No, non è scritta fuori dai denti, ma è sottotitolata, ecco, in qualche maniera. Assolutamente. Allora, sicuramente, come abbiamo detto nei giorni scorsi, siamo ancora in un momento in cui è meglio rimanere molto cauti, ok? È meglio rimanere molto cauti a meno che non sappiate esattamente quello che state facendo. E come ho detto 2 minuti fa, se anche dovessero arrivare le perdite, avete calcolato che cosa possono portare quelle perdite in termini della vostra equity line e quanto può danneggiare il vostro capitale. Se avete il controllo su questa situazione e avete degli edge, quindi dei vantaggi in questo momento, che ci sono dei setup che vi permettono di entrare, per me fatelo. Siamo comunque in una fase ancora molto giovane dal punto di vista di quanto questo rally possa andare avanti, anche perché come possiamo vedere sul QQQ, che è il Nasdaq moltiplicato per 3, stiamo raggiungendo la media a 50 periodi, a 65 periodi in questo caso, e abbiamo questa soglia dei 283-284, possiamo guardarlo anche nel Nasdaq, che equivale ai nostri famosi 11.200 punti, che potrebbe in realtà tornare a far rimbalzare il prezzo. Quindi sicuramente in via precauzionale è assolutamente corretto ancora rimanere fuori fino a un'ulteriore conferma che potrebbe arrivare con la rottura di questi livelli, poi il ritracciamento e poi nuovamente un nuovo breakout. Quello rimane il punto in questo momento più sicuro, ok? Non sicuro, più sicuro rispetto alla situazione attuale per poter prendere delle posizioni. Perché? Perché ieri il nostro bread market, il nostro modello di rischio è diventato di breve termine, quindi non di lungo termine, di breve e medio termine, è diventato verde. Quindi vuol dire che da qua in avanti, se la situazione rimane così e continua a rimanere quello che noi chiamiamo il nostro semaforo verde, ci saranno delle opportunità. Il fatto che sia diventato verde ieri non vuol dire che siamo obbligati a prendere delle posizioni ieri, ma che se effettivamente poi questo rally dovesse essere un rally e non un falso rally, come abbiamo visto anche in precedenza, dopo 2 o 3 giorni abbiamo il crollo del mercato, lo abbiamo visto 4-5 volte durante gli ultimi 2 mesi. Allora vedremo che ci saranno delle opportunità e dei setup nei prossimi, già durante la prossima settimana. Quindi oggi poi è venerdì, direi che prima della prossima settimana rimane cauta l'idea di non tornare a mercato per quanto mi riguarda. O comunque potremmo avere delle opportunità, ma questo lo faremo nel nostro gruppo Raptor con i nostri studenti avanzati, se dovessero esserci.
Assolutamente. Se posso dare un consiglio, ovviamente io, tu sai Gian che non ho la tua esperienza a livello di trading, ma a livello di apprendimento, io quello che posso dare come consiglio è di guardare il mercato in questo momento come la costruzione di un puzzle, cioè prendi un pezzettino, lo guardi, vedi dove si mette nel contesto e poi decidi se metterlo dentro oppure no. Cioè ragionare a pezzettini alla volta, esattamente come fai tu, no? Cioè guardi ogni giornata che cosa succede. Ma di allenare un po' la visione del contesto e di capire un po' anche tutto il quadro generale, altrimenti il rischio è: cavolo, questo è un pezzettino blu, questo è un pezzettino verde, questo è un pezzettino giallo, e non ho idea di dove metterli, e mi trovo con 100 pezzettini in mano, e dopo per forza inizio a incastrare delle cose dove non devo, inizio a comprare quando non devo, per noia principalmente, perché non trovo l'incastro giusto. Invece la soluzione ideale è quella di iniziare intanto a scremare e capire quali pezzettini ti arrivano in mano. Ora, so che faccio una metafora un po' particolare, no? Però cioè, ha senso nel contesto quello della costruzione di pezzi per pezzi, guardando però il quadro generale, altrimenti la confusione ci sarà sempre, il mercato va un giorno su, un giorno giù, o no? Sì, assolutamente, Jonathan, è un concetto probabilmente molto più importante di tutte quelle teorie che si possono trovare ti spiego come investire. Sì, ti spiego come investire dipende da diversi fattori. Sicuramente i setup sono qualcosa di molto importante, sicuramente avere la visione giorno per giorno è importante, avere la visione giorno per giorno però non vuol dire necessariamente un giorno cambiare idea da un giorno all'altro. Sì, ma no, nel senso che noi abbiamo cambiato idea da un giorno all'altro e lo abbiamo sempre detto, ma il problema è che se io guardo un titolo, non cambio idea da un giorno all'altro e poi di nuovo dall'altro ancora e poi di nuovo dall'altro ancora, un giorno short, un giorno long, un giorno short, un giorno long, cambio idea da un giorno all'altro perché ieri c'era una condizione, oggi ce n'è un'altra, ci sta che domani possa cambiare di nuovo, però ad un certo punto una direzionalità qua la si deve vedere. Ed è molto interessante in realtà l'argomento che stavi trattando, cioè un pezzo verde, un pezzo rosso, un pezzo giallo, e quindi non capisco perché in realtà ci sarà un intervento, in realtà sarà poi anche il tuo intervento in particolare, perché questo è il tuo background, dove parleremo esattamente di questo, no? Vuoi spiegare in 30 secondi l'inizio finale, parlo proprio di quel, ho delle idee, ci sono dei concetti finché poi diventa una strategia. Assolutamente. Allora, noi tendenzialmente, ecco, questa è una parte che io non voglio dire sia la parte più artistica, no? Del trading, come tu lo dici, la parte artistica è quella dell'interpretazione, di vedere le parti grafiche, ma c'è una parte che purtroppo tu, già anche ai nostri studenti, non puoi insegnare, che è quella di quella sensibilità che va allenata per forza cercando di capire, e di questa cosa qua io parlo proprio del cambiare idea, non perché oggi ti sei svegliato con la luna storta, ma di cambiare idea velocemente in base ai dati che hai. Quello che è un po' che abbiamo fatto anche in un altro trend positioning daily, no? Se fuori piove, avevo programmato di fare il picnic, ma se piove, rimango in casa per forza, no? Quindi guardare le condizioni. Infatti, nel mio intervento lo vedrete a dicembre. Io quello che andrò a spiegare è che spesso quello che vengono date anche in base ai nostri interventi, alle mail, a tutti i post, insieme a te, ad Efisio, eccetera. Sono tante informazioni. All'inizio, per iniziare un pochettino a incastrarle, così ci vuole della creatività, quindi le devi per forza mettere dentro a modo tuo. Via via quella creatività inizia a prendere, ad avere un po' di, come dire, inizio a tracciare un po' le volte in cui mi avviene un contesto e un altro, e allora inizio a capire e quella creatività diventa conoscenza, mera conoscenza, cioè so che quando è così devo fare così, nulla di più. Via via quella conoscenza diventa poi esperienza e l'esperienza pian pianino ti porta a ottenere un risultato. Ecco che a quel punto diventa più facile replicare quel risultato e a quel punto ecco che di nuovo un altro passaggio, a volte ci vogliono mesi, a volte ci vogliono anni, grazie a Dio, tu hai semplificato una serie di meccanismi e quindi probabilmente per i nostri studenti invece di metterci anni come hai dovuto fare tu o chi per te, insomma, riusciranno a farlo magari in settimane. Quindi è ottimo da questo punto di vista, però richiede quell'impegno in più. Via via che quell'esperienza porta dei risultati, ecco che si trasforma in una strategia. La strategia reiterata per anni, 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 a quel punto diventa intuizione, diventa il già, ma come fai tu sempre a prevedere il mercato? Non è che lo prevedi, è che ormai hai visto questi meccanismi centinaia e centinaia di volte, quindi ti aspetti delle cose un pelo più frequenti rispetto a magari uno che ha appena iniziato e che è tutto nuovo. Quindi diciamo che una carrellata di novità la devi fare, la devi inserire con creatività e poi via via ci sono dei passaggi. Io
Io andrò a spiegare a dicembre invece che come si fa a creare un'abitudine in modo da rendere automatico questo meccanismo che tu ormai hai automatizzato ed è integrato dentro le tue mani, tra virgolette. No? Io dico sempre, hai tre tipi di conoscenza, nella testa, nella pancia e nelle mani. Prima lo capisci, poi lo devi sentire, poi lo devi fare. Questi tre passaggi non possono essere staccati. Tanti dei nostri studenti o chi ci segue magari l'ha capito qui, ma quando poi il mercato va giù, la pancia dice il contrario e quindi per forza nelle mani non succede quello che loro vorrebbero che succedesse. Ho dato un po' un assaggio. Assolutamente. Poi bisogna sempre dire che l'intuizione può comunque essere sbagliata, ma sicuramente un po' meno rispetto a quelli che hanno un'intuizione a partire in realtà da che non hanno ancora l'idea nella testa perché semplicemente io penso così, no? Piuttosto che basare quell'intuizione appunto sull'esperienza, sui dati e sul fatto che quell'esperienza poi è anche personale, quindi assolutamente. Super. Allora io niente, ti voglio aggiungere un'ultima informazione riguardo ieri che sono usciti i dati sull'inflazione. Tra l'altro dati che sono stati molto simili a quelli di febbraio di quest'anno, in particolare il CPI, quindi il Consumer Price Index americano, è passato da 8,2 a 7,7 e il core CPI da 6,6 a 6,3. Quindi fondamentalmente ha fatto un po' un rialzo e poi è ritornato come era ripartito. Ma insomma è stata interessante la reazione del mercato a questo giro. È stato interessante perché, come dico sempre, i dati non contano nulla, conta la reazione delle persone che mettono i soldi nel mercato a quei dati. Lo stesso dato di febbraio ha fatto crollare il mercato, a novembre lo ha fatto salire del 5% in una giornata che non si vedeva proprio da anni, cioè da mesi comunque, no? Quindi il dato di per sé non vuol dire nulla. È qui che si bloccano gli accademici, i teorici dei mercati, perché dicono l'inflazione al 7,7% crea questo piuttosto che quest'altro. Sì, dipende dalla situazione di mercato. Ok. Detto questo, andiamo a vedere i nostri tre titoli quotidiani. Abbiamo due su tre titoli che abbiamo già avuto in portafoglio in passato, che in questo momento non sono in portafoglio e non sono dei consigli per gli acquisti, ma sono dei titoli che hanno già dimostrato, si sono già fatti notare, hanno già sventolato la loro mano. Il primo è First Solar, ticker FSLR, che ieri ha fatto un 3,8, ma 27 ottobre erano usciti gli earnings ed erano stati negativi. Tuttavia comunque ha fatto una crescita diciamo da agosto di, se non sbaglio, quasi il 150%. Sì, è uno dei titoli più forti a mercato in questo momento. La giornata di ieri ha rappresentato quasi uno specific buy point. Non è corretto chiamarlo specific buy point, ma poteva ad un certo punto durante la giornata intraday questo è stato uno specific buy point. In una situazione di mercato che non veniva dalla giornata di mercoledì dove è tutto cambiato da un giorno all'altro, questo è un titolo che avremmo assolutamente comprato. È una situazione di quella che noi chiamiamo una situazione di turnaround, per chi ci conosce sa di che cosa sto parlando. Ci sono stati degli aumenti di target di prezzo da parte degli investitori, quindi nonostante quei dati comunque negativi sulle trimestrali, ci sono altri dati che in questo momento gli investitori stanno considerando come qualcosa di molto interessante per questo titolo. Credo che abbia la capacità veramente di diventare di crescere per 10 un titolo come questo. Ripeto, qui la cosa interessante è che da questo dato, che era il dato degli earnings positivi, in realtà con una sorpresa del 243%, se avessimo mantenuto come trailing stop la media 65 periodi, saremmo in profitto del 73% in 3 mesi, quindi sicuramente un titolo molto interessante. Ecco, questa è una di quelle situazioni dove il mercato sicuramente, con un mercato rialzista, questo titolo sarebbe salito non del 73% in 3 mesi, ma del 150% e soprattutto ci avrebbe dato più certezze, più sicurezze e più tranquillità anche nel poterlo comprare. Ottimo. Secondo titolo è Harmony Bioscience Holding Inc., che è HRMY, ha fatto un 2,8% di guadagno ieri, eppure giornata stretta, diciamo, da questo punto di vista c'è una compressione di volatilità.
gli earnings sono usciti il primo di novembre, invece in questo caso sono stati molto positivi, facendo guadagnare in quella giornata specifica quasi il 14%, praticamente, e rompendo un pivot point settato quasi a luglio 2020, se non erro, no? Sì, allora questo è uno di quei setup sicuramente più interessanti, è un setup di cui parleremo anche a Milano, che ha delle sfumature molto particolari per essere compreso. Qui si passa da un titolo con in una giornata che può diventare un titolo che cresce del 300% all'anno o un titolo che in realtà non va da nessuna parte e tiene il capitale bloccato all'interno di un'azienda che non ha futuro, no? E quindi parleremo di tutte queste sfumature, di come riconoscere questi titoli nella prima giornata del rialzo, quali sono le caratteristiche nei 5 giorni successivi, entro ed entro 10 giorni, e quindi come capire entro 2 settimane se abbiamo un a partire dal giorno 1, a partire dal giorno 1 e poi fino al giorno 10, capire se abbiamo in portafoglio un titolo potenzialmente che può esplodere, può far crescere il nostro capitale in maniera veramente esponenziale, oppure se siamo all'interno di quei titoli che in realtà non hanno da andare da nessuna parte. Quindi sarà assolutamente fondamentale questo passaggio. La contrazione di volatilità è sicuramente molto interessante, la possiamo vedere su questi livelli, quindi il prezzo che si sta stringendo parecchio, e questa è una di quelle opportunità che se nei prossimi giorni il mercato dovesse confermare questo rally e dovesse rompere al rialzo, ecco che avremmo un altro potenziale specific buy point in questo caso. Io, se posso sottolineare una cosa, un'altra per l'ennesima volta tu hai fatto vedere praticamente su questo grafico come le linee che si vanno a disegnare devono diventare un cono che si restringe e non un cono che si riapre. Quindi questo può essere un buon allenamento per chi deve allenare un po' l'occhio, di iniziare a vedere coni che si chiudono e non coni che si aprono, e quindi insomma iniziare a interpretare il grafico per quello che è. Ormai io lo dico semplicemente perché a volte passa inosservato, ma è una cosa che tu fai vedere tutte le volte, tutte le volte, tutte le volte. Quindi di fatto prendiamo questo pezzettino di puzzle, cerchiamo di incastrarlo e alleniamoci questa settimana a vedere quello magari. Assolutamente, come dico sempre, il trading è semplice ma non è facile. È semplice perché sono sempre le 3-4, sono le solite 3-4 cose. Non è facile riconoscerle, non è facile agire dopo che le hai riconosciute, non è facile gestirle dopo che le hai riconosciute e deciso di comprare o non comprare. Questa è la parte più difficile. Assolutamente. Infine, ultimo titolo, questo invece è un titolo che non abbiamo avuto ancora in portafoglio, è Hackero Technologies Inc., il titolo è HKRO, è un'azienda che fa, medicinali per chi ha disturbi del metabolismo, quindi comunque un qualcosa di interessante, specie in America, perché insomma la parte di alimentazione e nutrizione è molto molto sentita. Gli earnings del 7 di novembre sono stati negativi e hanno portato il titolo a meno 0,81%. Ieri ha fatto un 2,57%, e di nuovo io posso tracciare io quelle linee, si vede che c'è una contrazione di volatilità, quindi non serve inventare grosse colle da questo punto di vista, se mi sbaglio, e nell'ultimo mese è un titolo che ha fatto il più 271%, quindi diciamo che ha già fatto, come dire, gli istituzionali ci hanno già messo gli occhi addosso. Diciamo che se in questo momento fossimo al minimo di mercato, i mercati stanno iniziando a risalire, sono pronti per il prossimo decennio del rialzi, questi tre titoli sono fra i migliori in assoluto, ok? Quindi sì, anche qua un titolo che ha avuto quest'altra giornata qua, è una giornata che spiegheremo a Milano, e da questa giornata il titolo è salito poi del 56% in un mese e mezzo, quindi capite che può essere molto interessante capire come si muovono questi titoli. Questo è stato il setup migliore in assoluto per quanto mi riguarda per tutto il 2022. Merita di prestarci particolarmente attenzione, e come vediamo la nostra media 65 periodi in questo caso è ancora qui giù, quindi saremo ancora all'interno del titolo. Sarà molto interessante. Io voglio anche ricordare per chi ha letto o sta leggendo il tuo libro che insomma, io non sono un artista, ma quella è una coppa fatta praticamente alla perfezione. Quindi, insomma, uno può anche già solo leggendo il tuo libro iniziare ad adocchiare alcuni dei setup più interessanti. Bene, io direi che i nostri titoli li abbiamo fatti. Come sempre ricordo che non sono consigli per gli acquisti, quindi non è detto che, essendoci una contrazione di volatilità,
oggi quel titolo possa esplodere, quindi bisogna comprare oggi, ma come sempre mantenere le idee asettiche e cambiare le idee in base a quello che i dati ci dicono. Ricordo ovviamente che il 3-4 dicembre ci sarà il nostro evento, la diversificazione non esiste a Milano, ci sono ancora pochissimi biglietti, quindi fondamentalmente suggerisco di affrettarci un pochettino a chiudere un po' questo evento. Ci saranno dei contenuti estremamente interessanti, abbiamo già ormai lasciato delle piccole tracce un po' alla pollicino per chi vuole ascoltare. Gian, se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti chiudiamo. Direi che possiamo chiudere, entro una decina di giorni chiuderemo i biglietti, chiuderemo assolutamente la possibilità di acquistare i biglietti per l'evento, quindi per gli ultimi ritardatari affrettatevi e noi ci vediamo lunedì in realtà con il nostro Trend Positioning Daily, quindi buon venerdì, buon trading, buona fortuna e buon fine settimana a tutti. Ciao Jonathan e grazie come sempre.